Cari amici, benvenuti a questa seconda puntata della quinta serie del Libro della Settimana, una edizione speciale per raccontarvi la vita di un libro, quello che succede tra quando il libro viene scritto e pubblicato dall'editore fino al raggiungimento delle vostre mani. Diciamo che fondamentalmente in questa puntata vi parlerò dei distributori. I distributori sono quelle aziende che si occupano di portare il libro dalla casa editrice alle librerie. La casa editrice si accorda con un distributore, ce ne sono vari, per citare i più famosi Messaggerie, Fastbook, oppure ci sono quelli delle grandi case editrici, la Giunti, Mondadori, Feltrinelli, Rizzoli, che si affidano dei distributori loro. Il distributore porta il libro nelle librerie. L'editore si accorda con il distributore per il prezzo di copertina, dandogli una percentuale, che varia tra il 45 e il 60%. Quindi incide molto sul prezzo di copertina la richiesta del distributore. E cosa succede? I libri arrivano settimanalmente, grosso modo, nelle librerie. Le nuove uscite arrivano qualche giorno prima della data ufficiale, in modo che si possano esporre nel giorno, insomma, dichiarato. I libri che arrivano sono purtroppo per le librerie delle grosse catene sempre gli stessi, decisi già alla fonte. Mentre per le librerie private va a discrezione del libraio, grosso modo, quindi nelle vetrine delle grosse catene vedrete sempre più o meno gli stessi libri. Arrivano in grosse quantità perché, essendo giustamente in promozione sui canali televisivi o radiofonici o sui social, bisogna far fronte ad ogni evenienza, quindi non si può rimanere senza libri. Ma questo poi ne parleremo in un'altra puntata, quando si parlerà delle librerie e del meccanismo. Il distributore porta, come detto, settimanalmente i libri in libreria e ci sono sempre nuove uscite. Per quanto riguarda gli ordini di libri vecchi, che vengono affidati comunque ai distributori, ad esempio vado in libreria, ordino un libro che non è disponibile in quel momento, bisogna considerare che va verificata la disponibilità dal distributore. E i tempi, grosso modo, medi variano tra i 7 e i 10 giorni se il libro è disponibile. Le librerie online naturalmente funzionano in modo diverso. Non so, citando un Amazon, sappiamo che in un paio di giorni, se il libro è disponibile, vi arriva direttamente a casa. Anche se, ripeto, il fascino della libreria fisica è diverso, perché comunque puoi entrare, consultare il libro, vedere se ti piace, toccarlo, sentire che energia ti dona anche, mentre l'ordine online naturalmente fa sì che tutto questo non possa avvenire. Ecco, questo fondamentalmente le cose da raccontare sul discorso, da raccontare in modo abbastanza rapido sul discorso dei distributori. E ci vediamo alla prossima puntata. Entreremo nei meandri e nel backstage delle librerie una volta che il distributore ha portato gli scatoloni con i libri. Ci vediamo la prossima settimana. Un caro saluto a tutti.